Eccoci qua, sono su Tinder intanto, Manu. Perdonami. Allora. Sono perso di chat. Ok, allora, eccomi qua. Bello questo topic, bello veramente molto molto caldo. Come non essere trattato da Zerbino? Questo sarà proprio fighissimo. Allora, ok. Cosa dobbiamo fare? Allora, ma la percentuale dei studenti che tu hai avuto, in quanti aveva questo atteggiamento mentale del ok, padrona? Allora, inizialmente parecchi, poi vedendo comunque anche i nostri video gratuiti, Sì? molti ragazzi sto notando che durante le consulenze stanno pian piano migliorando anche in questo. Buono, ottimo. Quindi già dai video gratuiti riescono a capire come non essere trattati da Zerbino. Ma Magari tanti lo sanno, mi dico, guarda, Mane, sono stato trattato da Zerbino, lo so, però ci sono caduto comunque. scusa una cosa, atteggiamenti tipici da Zerbino, cioè quali sono? Perché molti dicono: no, ma io non li faccio, io non faccio complimenti, ma non è solo quello. Allora, tante persone dicono sempre sì, qualsiasi cosa lei faccia. Cioè, Ok. qui dobbiamo imparare, dobbiamo avere la forza di dire no. Cioè, Sì. diciamo, se noi diciamo sempre sì a questa ragazza, a qualsiasi cosa lei faccia, cioè, lei continuerà a trattarci male, a fare quello che vuole. Invece dobbiamo comunque avere la forza di dire no, di imporci. Perché Assolutamente sì. Dobbiamo avere la forza per imporci e per chiaramente dire anche la nostra, per farci percepire comunque come un ragazzo che ha i suoi valori. Se noi le corriamo sempre dietro, sempre sì a tutto quello che lei faccia, allora dove sta qui? Sono assolutamente d'accordo. Mi senti? Sì, ti sento. Assolutamente d'accordo. Secondo me è impostata proprio di default nell'uomo medio questo pacchetto, il pacchetto Zerbino. Cioè, no, ma davvero, perché ma anche io ero così tanti anni fa, no? Sì, è Cioè, vero. pensiamo che più disponibilità io do a lei, più lei mi vorrà. Esatto. Cioè, come quando, cioè, se una ragazza, ad esempio, per 3 appuntamenti ci dà buca, e Sì. al quarto magari c'è, cioè, al quarto gli diamo buca noi. Cioè, anche qui. Dobbiamo farci percepire come ragazzi sicuri, cioè non dobbiamo lasciarci condizionare dal semplice fatto perché loro hanno la patata, perché Sì, le donne lo sanno. il paradigma mentale che tu usi e fai usare agli studenti per non essere trattati da Zerbino, qual è? Cioè, che tipo di pensieri positivi motivanti dai tu? Cioè, io sono sempre solito dare roba tipo non devo aver paura di bruciare la ragazza. Esatto, prima di tutto non aver paura di perderla. Questo Sì. è un altro elemento, perché la paura che lei da un momento all'altro possa sparire dalla nostra vita ci condizionerà. Sì. Invece, se noi non l'avremo questa paura, farà l'effetto contrario, ci farà dire le cose che pensiamo. Dobbiamo dire sempre ciò che si pensa. Cazzo, se lei ci tratta male, facciamo lo stesso anche noi. Sì. Sì, trattare male, tra virgolette, nel senso se ci Tra rispondo, virgolette. cioè se comunque mi dà risposte che mi spiazzano, darò anche io risposte che le spiazzano. Esatto. Comunque bisogna lavorare anche sulla freddezza. Sì. Se Allora. sente che siamo instabili, lei Allora. ci prende questo stato d'animo. No, paura di non, cioè, non aver paura di bruciarla. Punto due, lavorare sul discorso avere situazioni. Cioè, a meno che non sia Beh, sì. fidanzato, non sia una cosa ufficiale, nessuno mi vieta di conoscere altre nel frattempo. Abbondanza, avere la mentalità di abbondanza. Mi aiuta di testa. Ti aiuta, sì, perché comunque sai, se perderai lei ci sarà un'altra. Quindi Sì. ti aiuta inequivocabilmente a non unicizzare la ragazza. Sì, sono assolutamente d'accordo e sono anche altresì d'accordo di dare un po' di confidenza non solo a quelle che ci piacciono 100, ma anche quelle che potrebbero piacerci 50, 40, perché sono anche quelle ragazze che ci fanno migliorare. Noi miglioriamo loro, le ragazze, la loro vita, loro migliorano la nostra. È Esatto. anche il rapporto che abbiamo con tutte le altre. Ma con tutte, un altro consiglio che
Devo dare assolutamente, Steve, che dobbiamo pretendere anche noi da lei. Sì. Cioè, in tutti i rapporti, cioè, si basa sul dare e avere. Se il dare, diciamo, è solo da una parte, c'è qualcosa che bisogna cambiare. Altro punto che mi è venuto in mente mentre parlavi tu, desensibilizzazione alla bellezza che lei ha, è quello secondo me che ci fotte. Sì, anche, bisogna Cioè, desensibilizzarsi, capito? la vedi bella sui social, la vedi bella nelle foto e cazzo, sei condizionato. Comunque le cose che pensi e come parli con lei ti condizionano obiettivamente, dai. Ma sì, bisogna rimuovere tutti quei filtri Guarda, mentali che abbiamo. io l'ho detto nel video corso. Ombelico Baby Playlover, il fatto che siamo impostati cioè, su un'unica frequenza, molti uomini, sesso, sesso, sesso. Se tu sarai sempre impostato qua, sarai sempre uno zerbino. Esatto, cioè dobbiamo togliere questo paradigma del sesso, cioè il sesso, ok, va bene, c'è, ma vediamolo come non ultima cosa, ma quello che deve venire dopo, perché altrimenti ci condizionerà, è inequivocabile. Sì, sono assolutamente d'accordo. Secondo me ci vuole pazienza, soprattutto devi perdere tante ragazze, capire che alla fine non succede niente, ne arriverà un'altra. Esatto, perché come c'è lei, se lei l'hai persa, dopo poco arriverà un'altra. Se Sì. perderai anche quest'altra, arriverà un'altra ancora. E il mondo è pieno. Sì. Assolutamente d'accordo. Grazie Manu. Prego, ciao Grazie, Steve. alla prossima. Ciao, alla prossima.